se penso al 2021, penso a un anno iniziale. Tra i vari punti cardini della Fit Agenda 2023 della Regione Marche, la riforma sanitaria è senz'altro uno dei temi principali. Importanti azioni sono state compiute in merito, tra cui la firma per gli accordi dei nuovi ospedali di Pesaro e Macerata. L'anno dove la riforma sanitaria e le nuove aziende prenderanno corpo, in queste ore, è l'anno dove speriamo il governo nazionale metterà mano ad una riforma che consente la stabilizzazione del personale medico sanitario e la possibilità di andare a recuperare rispetto a quel gap, a quel turnover che ci vede sempre in segno negativo, che vede perdere sempre più dottori a discapito di un numero di professionisti che entrano che sono appunto sempre in segno negativo. Questo deve assolutamente disegnare una nuova opportunità che ci consente di dare quelle risposte all'emergenza-urgenza, ai distretti, ai territori e che ci consente di abbassare il tempo nelle liste d'attesa. Oggi noi siamo assolutamente insoddisfatti della situazione che registriamo nella nostra regione e della situazione che in generale si registra in Italia. Vorremmo, e su questo siamo fiduciosi, che il governo possa dare quelle risposte che attendiamo e che sono necessarie a far sì che le riforme che noi abbiamo messo in campo e che metteremo in campo nei prossimi mesi abbiano l'efficacia che tutti si attendono. Non sono mancate certo attenzioni e chiarimenti in merito alla situazione pandemica attuale. È sotto controllo e monitorata costantemente e continuamente dalle autorità sanitarie e dalle autorità politiche e istituzionali. In questo senso ritengo che finché non ci sono notizie in discontinuità con quello che è l'andamento che stiamo vivendo in questo momento, non sia giusto allarmarsi. È giusto tenere sotto controllo la situazione, verificare costantemente quello che è l'andamento della pandemia in Italia e all'estero, però non creiamo allarme, perché già i danni creati all'economia, alla socialità dei nostri territori regionali e nazionali sono stati tantissimi e credo che riacquisire un po' di serenità sia importante, che insomma sia importante anche a livello economico e sociale, appunto, per i giovani, per chi ha subito anche dei drammi in questi mesi, nelle scorse stagioni. Poi se ci sarà la necessità e l'Istituto Superiore di Sanità o il Ministero della Salute riscontrerà la necessità di darci delle comunicazioni particolari, saremo noi ad informarvi. Altra tematica sensibile resta senz'altro la questione alluvione, in cui Acquaroli ringrazia sentitamente il governo per l'intervento effettuato in breve tempo. Sull'alluvione c'è una fase procedura di accreditamento dei primi 200 milioni, ancora non sono accreditati nella struttura regionale, però c'è anche la richiesta e la concessione di una nuova struttura commissariale che possa essere in grado di aiutarci in questo ruolo di dare le risposte necessarie alle famiglie, alle imprese e ai comuni, ma anche di progettare in via più breve possibile quelle opere di mitigazione necessaria ad evitare che in futuro possano accadere eventi così drammatici. Grande soddisfazione per quanto riguarda il tema delle infrastrutture. Grandi risultati raggiunti in merito alla pianificazione di futuri lavori ed interventi. Sarà in confronto con il Ministero non appena sarà possibile, per capire quelle che sono le intenzioni del governo rispetto a quella che è l'alta velocità che noi chiediamo anche per la dorsale adriatica. Sulla Quadrilatero sta arrivando a completamento, i cantieri stanno arrivando a completamento, credo che l'anno 2023 sia per la parte pedemontana che per la 76 potrebbe essere l'anno della definitiva consacrazione e consegna anche di questi cantieri. Per quello che concerne Fano Grosseto, l'investimento sulla prima canna della galleria della Guinza credo che sia un segnale chiaro, dopo 30 anni di assoluto stop a tutti i lavori, della volontà del governo di mettere mano con fatti concreti a questa infrastruttura che sarà necessaria, fondamentale e che sarà determinante per il collegamento non solo del Monte Feltro verso l'Umbria e la Toscana, ma dal Tirreno verso l'Adriatico e viceversa. Qualificazione e formazione sono queste le caratteristiche su cui puntare per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
bilancio noi abbiamo stanziato le risorse per degli istituti tecnici che guardano l'eccellenza che ci sono nella nostra regione, soprattutto a livello manifatturiero, poi l'offerta che possono dare le nostre università, i nostri licei, le nostre scuole sono sicuramente molto variegate e di altissima competenza, però credo anche che noi dobbiamo essere in grado di dare ai giovani quelle opportunità che li colleghino rispetto alle eccellenze manifatturiere nel nostro territorio, alle eccellenze non solo manifatturiere che viviamo nel nostro territorio, che dia loro la possibilità di entrare presto nel mondo del lavoro e di farlo anche proprio nella nostra regione senza essere costretti ad andare all'estero. Molto soddisfatto del lavoro svolto, il presidente Acquaroli ha concluso la conferenza stampa augurandosi un nuovo anno all'insegna della normale ripresa. A me piacerebbe un anno normale dove potremmo occuparci di costruire le risposte che sono necessarie alla nostra comunità senza dover necessariamente vederci per raccontare effetti drammatici, eventi calamitosi che colpiscono la nostra comunità. Mi piacerebbe un anno normale dove con entusiasmo registrare e raccontare i bei risultati raggiunti nel turismo, nell'internazionalizzazione, nell'export, i bei risultati e i bei progetti che abbiamo a disposizione con la programmazione europea per le aree interne, per i borghi, per l'agricoltura, per la nascita di piccole e medie imprese, per le start-up, per l'innovazione, per la digitalizzazione, tutti i progetti che abbiamo atteso per anni e che molto spesso non siamo riusciti a raccontare perché la ricostruzione post-sisma e gli eventi calamitosi prendono spazio alla nostra attività quotidiana.